che porterà come sempre delle sorprese, sia positive che negative. Noi dove ci collochiamo? Nelle sorprese positive. E lì la stiamo lavorando per essere una di quelle. Quanto è importante cancellare sto meno due a livello perlomeno psicologico, visivo, anche se poi insomma due punti di penalità non sono, oggi, così tanti. Oggi non sono tanti, e sinceramente non li stiamo sentendo. Io credo che le prime partite di campionato sono quelle che servono un po' per capire che la stagione è iniziata o sta iniziando, e quindi solo quando sono state giocate un po' di partite ci si renderà conto di quanto è importante la classifica. Per noi oggi è una cosa che non ci interessa, non ci riguarda, perché abbiamo altri obiettivi, e uno fa tutti, è quello di cercare di andare in campo e fare la buona prestazione. Questo è quello che oggi il Padova deve fare. Il Padova potrebbe essere definita solo una sorpresa o qualcosa di più, perché prendo ad esempio la Gazzetta ieri faceva una griglia, insomma, dopo Spezia e Verona tra le altre squadre c'è il Padova, quindi è già accreditata come una squadra da playoff almeno. Ma io credo che il calcio sia proprio lo sport più bello del mondo, anche per questo motivo, perché con tutti noi possiamo avere dei giudizi, e solo il campo poi dirà se questi giudizi sono stati, questi pronostici sono stati buoni oppure meno buoni. Oggi questi giudizi lasciano un po' il tempo che trovano, insomma. Non so su quale base sono state fatte questa classifica, ecco. Fermo restando che appunto è un progetto nuovo che parte tutto, no? Che deve ancora essere rodato, ma quello che è un po' la grid, sì, non proprio grid, però insomma, tra le varie panoramiche delle squadre del campionato, dove posiziona il Padova in questo momento? Ma io credo che avete detto giusto, Padova ha voltato pagina. Lo stiamo dicendo ormai da due mesi, ha cambiato tanto, e quando cambi tanto forse non si conosce bene qual è la realtà, anche perché la nostra è una squadra in crescita, tutte le settimane riesce a migliorare, riesce a crescere, e chissà, con i giovani questa capacità di crescita può essere infinita, quindi non è, ma è già un discorso che guarda troppo il futuro. Noi dobbiamo vivere il presente, perché per noi il presente è quello che ci interessa di più, è lì che dobbiamo migliorare, quindi giorno dopo giorno, quindi dobbiamo pensare ad oggi. Volevo sapere se era la prima volta che ti capitava di fare una preparazione estiva a livello mare, tipo quasi, e se secondo te questo momento dell'anno, insomma, all'inizio del campionato, potrebbe essere un vantaggio, nel senso che siete sempre stati abituati con i ragazzi, insomma, a lavorare in condizioni con temperature molto alte, come sarà anche sabato? Ma io non credo che ci siano dei vantaggi, anzi, al massimo ci sono dei piccoli svantaggi. Perché lavorare in alta quota ti dà la possibilità di lavorare e probabilmente di smaltire più velocemente i carichi di lavoro. Lavorare a temperature molto alte, il fisico ha bisogno di più tempo per smaltire il carico. Però io mi affido sempre a quello che è la cosa più pratica. La cosa più pratica è il campo e la volontà di ognuno di noi di voler far bene. Poi tutto il resto lascia il tempo che trovi, insomma. Visto che bisogna pensare all'oggi, o meglio al domani, che Lanciano si aspetta e che partita sarà? Ma io sono molto concentrato e noi siamo molto concentrati su di noi, quindi oggi abbiamo bisogno di crescere, e quindi è giusto che guardiamo molto la nostra squadra, e quindi siamo molto concentrati a migliorare e a crescere, visto che abbiamo voltato pagina, quindi siamo tanti giocatori nuovi,
e quindi dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati su di noi, su noi stessi, senza pensare troppo all'avversario. Con tutto rispetto per l'avversario che ha vinto un campionato e che quindi parteciperà a un campionato di Serie B, soprattutto una società di una città molto piccola, quindi un grande risultato, un grande successo per loro, quindi gli faccio i miei complimenti anche se a ritardo. Parlando invece dal punto di vista personale, insomma, domani si torna in campo, per lei possiamo dire che cioè, è l'esperienza dall'allenatore di prima squadra più importante, una piazza più importante, quindi quali sono le sue sensazioni? È emozionato, anche un po' ansioso, insomma come sta vivendo questo inizio d'avventura proprio personalmente? Ma vivo di entusiasmo, quindi per me non esiste piazza più importante di un'altra o piazza più grande di un'altra. Esiste la mia squadra di calcio, e quindi io essendo un allenatore di calcio vivo questa esperienza come se fosse la prima volta, così come è successo fino ad oggi. Proprio perché l'entusiasmo è un elemento secondo il mio punto di vista importante che ti aiuta ad affrontare meglio qualsiasi situazione, anche qualsiasi problematica. Il fatto di iniziare a mister in casa contro il Lanciano, che comunque l'hanno promosso e tutto quanto, non vi mette un po' di pressione del fatto di vincere a tutti i costi? Perché insomma è una partita che magari tutti si aspettano che il Padova vinca subito, magari già un pareggio o una sconfitta potrebbe già, no? Forse era meglio. Ma io, noi non la viviamo così, noi la viviamo in maniera molto più serena, abbiamo le idee ben chiare, abbiamo avuto le idee ben chiare dal primo giorno che abbiamo iniziato questo nuovo percorso, abbiamo le idee ben chiare anche oggi, quindi pensando alla partita di domani dobbiamo crescere, questo è il nostro obiettivo, poi se crescere vuol dire vincere la partita, che ben vengano i tre punti. Poi il nostro obiettivo soprattutto è quello di diventare una squadra, quindi di migliorare, perché vincere una partita poi magari non si è costruito niente, e quello che conta è la continuità dei risultati, non è vincere una partita, è dare continuità, diventare una squadra solida, diventare, trasformare un gruppo in una squadra. Sono questi gli elementi importanti, quelli che poi possono farti fare un campionato tranquillo o un campionato importante, quindi noi dobbiamo lavorare su questi aspetti. Prima della... non siamo figli dell'ansia, ecco. Prima della... o dello stress di Coppa Italia col Pisa, no? Mi pareva che avessi lasciato così capire che qualche ragazzo avesse avvertito la tensione, cioè la tensione del debutto e giocare per la prima volta di fronte a un nuovo pubblico. Volevo capire come si avvicinava, come avevi visto i ragazzi in questa settimana, insomma, che c'è del campionato, se avevi colto segnali un po' diversi, magari con più di tranquillità. Sì, ho colto, ve l'ho detto, secondo me abbiamo fatto dei passi avanti durante tutta la settimana e quindi si sta sempre formando più una squadra, e quindi quando un giocatore si affida al gioco di squadra, anche quelle che riguardano le preoccupazioni di un esordio o l'ansia di una gara vengono tutte cancellate, annullate, quindi non è questo un aspetto che in questo momento ci disturba, perché siamo molto concentrati, ripeto prima, sull'obiettivo che vogliamo raggiungere, visto che non è un obiettivo di Fulvio Pema, ma è un obiettivo di tutta la squadra, quindi siamo tutti lì pronti a iniziare e a cercare di fare meglio ogni volta che saremo chiamati in causa o che i miei giocatori saranno chiamati in causa. Mister, quando lei è arrivato qui aveva detto che era rimasto così estasiato dalla piazza, dal calore dei tifosi. Cosa si aspetta dalla piazza per domani, dallo stadio, dall'accoglienza che si aspetta? Ma io credo che il tifoso fino ad oggi ha già dato tanto, perché il numero di tessere secondo me è un numero comunque elevato, in queste partite amichevoli, ma anche durante gli allenamenti abbiamo sempre visto un numero di sostenitori importante, molto affettuosi nei nostri confronti, nei confronti di tutti i giocatori, e questo è un modo come un altro per
per difendere insieme questi colori, per cercare che questa squadra possa fare bene, e se viene fatto insieme sicuramente alla fine si troveranno dei vantaggi, perché questi vantaggi possono essere anche il frutto anche di un lavoro fattosi in campo, ma di avere anche dei sostenitori sugli spalti che possono sono capaci di capire magari i momenti positivi e magari i momenti dove invece la squadra va sostenuta nonostante magari ci sia magari in campo un po' di difficoltà. In fondo tutti noi con loro stiamo cercando di ridare l'entusiasmo a questo Padova, ed è una cosa che se fatta insieme può portare dei buoni risultati. Tornando da quando è iniziato tutto il lavoro con i ragazzi ad oggi, magari si aspettava di essere un pochino più avanti nella costruzione della squadra, oppure era quello che prevedeva a questo punto? Beh, noi sapevamo all'inizio che cambiavamo tanti giocatori e che i nuovi acquisti erano quasi tutti ragazzi 18-20 anni, quindi io non mi aspettavo di arrivare così come siamo oggi. E quindi, perché è un cammino, un percorso che è normale, logico, e quindi, visto l'esperienza che io ho anche con i giovani, posso anche capire magari quale difficoltà possono aver incontrato in questo primo periodo, e però so anche benissimo cosa possono dare in un futuro. Passando alla formazione invece, non le chiedo i giocatori, però vedendo l'allenamento di stamattina, sì, sembra così a grandi linee che sia un po' forse tra i dubbi che può avere, almeno mi sembra un paio, De Vitis Nuanco davanti alla difesa e poi Granocce o Babacar, mentre le altre posizioni sembravano anche vedere nei momenti in settimana sono abbastanza definite. Sono queste due le cose da... Esatto. Può darsi anche che siano magari quelle, in questo momento sono questi magari i giocatori che a oggi sono più affidabili, molto anche per l'esperienza che questi giocatori hanno, magari, e qualcuno perché magari sta meglio a livello fisico. E quindi io so benissimo che la formazione di oggi, come tutte le squadre, la prima formazione del campionato non ha futuro, nel senso che spesso alla quinta partita del campionato due o tre nuovi innesti ci sono sempre, perché è normale, è una cosa anche fisiologica. Oggi gli allenatori partono tutti con quelle formazioni, con quei giocatori che magari gli garantiscono magari più equilibrio, più ordine, perché devono nascere le squadre. Noi abbiamo forse un vantaggio rispetto a tante altre, quello di avere tanti giocatori nuovi, e quindi per noi l'obiettivo, la cosa più importante, è riuscire a mantenere l'equilibrio in campo, proprio perché devono acquisire sicurezza tra di loro e soprattutto che conoscersi, questo è l'aspetto predominante. E quindi magari quei giocatori che sono un pochettino più predisposti in questo momento a far questo sono quelli che magari verranno scelti. No, penso che abbia già detto lui cosa ci ha detto, no? Mi sembra l'aveva già letto, quindi sapete già tutto. Ah, è passato a fare un saluto alla squadra, è un presidente che è molto innamorato del suo club, e lo dimostra in ogni cosa che fa, e in ogni intervista che rilascia, e questo forse è il suo grande amore, no? E quindi è una squadra, è una situazione che lui vive con grande passione. Infatti in questo periodo lui è molto impegnato dal punto di vista lavorativo,
però comunque è riuscito a trovare un momento per passare a fare un saluto ai ragazzi. Quindi, tutte cose che fanno molto piacere, no?